Un decalogo di priorità sociali per le donne potremmo definire l'8 marzo a Pozzuoli per la commemorazione della Giornata Internazionale della Donna. L'apertura alle ore 10 al Rione Terra ha dato inizio alla programmazione convegnistica ed artistica che ha descritto un luogo d'espressione intimo che va tutelato. Dimostrano la capacità di fare rete delle istituzioni con le associazioni di volontariato. Questo è un momento importante di crescita per il territorio perché così l'ente è veramente vicino al cittadino. E viceversa. Non a caso ho inaugurato la stagione delle manifestazioni di interesse, per cui quando vogliamo celebrare un evento in modo speciale, diciamo a tutte le associazioni: chi vuole partecipare ci presenti dei progetti, noi li valutiamo insieme e insieme poi risolviamo tutto quello che serve per realizzare il progetto stesso. Rispettare dunque il ruolo della donna nella società civile ricordando l'articolo 37 della Costituzione. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale ed adeguata protezione. Una cultura della differenza dunque è ciò che emerge da questa giornata che, come ha sottolineato l'assessore alle pari opportunità Teresa Stellato, vuole in primo luogo stabilire condizioni culturali di benessere per la femminilità tutta. Io penso che la strada sia ancora in salita, però questa rete sociale che si va sempre più rafforzando diventa un grosso momento di propulsione e di sviluppo, non solo per la coscienza femminile, ma per tutto il territorio. La strada è in salita sicuramente, ma come dicevo poc'anzi, insieme la fatica si sente di meno e sono convinta che riusciremo a porre dei tasselli importanti in questa battaglia e in questa lotta. Gli eventi numerosi che si sono susseguiti nella giornata di domenica hanno dedicato uno spazio laboratorio curato dalla performer e scultrice Isotta Bellomunno, che con i giovani di generazione Flegrea ha sperimentato dal lato sinistro, alla scoperta di un'espressività intellettuale ed emotiva. Le mostre di pittura di Giusy Ercole, di Maria Panetti Petrarca e la figlia Elena hanno invece esplorato l'immaginario femminile in un percorso policromatico ed introspettivo. Allestito inoltre dalla Commissione per le pari opportunità del Comune di Pozzuoli il gazebo delle donne, dedicato al benessere insieme all'associazione Iantra, mentre la Feder Casalinghe ha illustrato il progetto di Culla in Culla. L'associazione proponendo invece si è dedicata al progetto Salva Due Vite, la culla termica per le madri dal parto anonimo. Infine la CISL ha concentrato la sua attenzione sullo sportello antiviolenza per diffondere una cultura della denuncia contro la violenza. Bella l'iniziativa dell'associazione Diversamente Giovani che ha guidato donne non solo alla scoperta dell'anfiteatro Flavio, cornice anche di spettacoli artistici e musicali. L'intento dell'agenda programmatica stilata dall'assessorato alle pari opportunità si è posto l'obiettivo di coniugare natura ed eticità per una collocazione sistematica del diritto ed una concezione del lavoro delle donne come espressione essenziale della società civile.